Benvenuti sulla Radio Mancante. Stasera sono in compagnia di una grande donna, una grande protagonista del nostro palinsesto televisivo, dell'ultima stagione. Do il benvenuto a Fariba Terani. Ciao Fariba. Ciao, grazie dei complimenti, dei grande Donio. Ciao a tutti gli ascoltatori. Guarda, meritatissimi complimenti. Ci hai tenuto compagnia durante la proiezione di Pechino Express, mi hai fatto molto ridere. Sei stata veramente una grande scoperta. Ascolta, Fariba, io vorrei partire un Grazie, grazie. attimino, prego, dalle tue origini. Raccontami un po' di te, da dove vieni, il tuo cognome. Allora, io sono persiana. Adesso chiamata Iran, ma a noi ci piace chiamarla nome antico. Sono venuto qua quando avevo 18 anni, per studiare, poi il destino ha voluto che mi sposo e sempre il destino ha voluto che abbia la mia figlia, che l'adoro, e anche purtroppo da 6 anni, sono separata, single. Single, Questo. quindi da 6 anni, quindi. Da 6 anni, sì, un po' per la scelta, perché è stato un divorzio, cioè divorzio non c'è ancora, pensa a te, una separazione molto sofferta, è stato per incompatibilità caratteriale. Sono stata io, dopo tanta tanta sopportazione e sofferenza, a deciderla, però lui ha dichiarato guerra, guerra di Rosis. Hai visto il film Guerra di Rosis? Certo che Era sì. questo, cioè, sembra quasi uguale. In questo ho sofferto tantissimo io, anche Giulia, che poi è stato conseguito di altre cose brutte. Avevo in affidamento una bambina, 7 anni, da quando aveva 3 mesi, e quando aveva 7 anni e 3 mesi sua mamma l'ha portato via e non ha voluto più farselo vedere. Questo è un'altra cosa che ci ha fatto soffrire. Purtroppo anche dolori importanti di perdita premature delle persone importanti della nostra vita. Un po' tutto ci ha fatto passare un periodo veramente difficile e brutto, solo che noi con fede, con energia di Dio, ci siamo rialzati e con testa alta stiamo andando avanti lo stesso. Guarda, grandissimo rispetto Fariba per quello che mi hai detto in questa sede. Hai dato la prova che in realtà dietro al, tra virgolette, personaggio televisivo goliardico, in realtà c'è dietro un cuore molto molto tenero. Grazie. Diciamo che io all'inizio posso essere odiata perché, essendo una persona autentica che dico nel bene e nel male quello che penso, posso anche, causare qualche antipatia. Però gente che mi conosce, grazie a Dio, dopo mi ama. Anche con Pechino è successo così, erano 100% contro di noi. Man mano che andava avanti Pechino, gente sempre si ammorbidiva, c'era più gente che ci amava, meno quelli che ci odiavano, e così è stata una cosa pazzesca, perché da 100% che ci odiavano, diventato 90-80 e così via, alla fine 95% della gente ci amava, e questo è un punto di riguardo. Perché si è messo in moto il meccanismo di comprensione della vostra specialità, secondo me. Assolutamente sì, anche perché adesso arriviamo un po' al nocciolo della questione. Fariba, com'è che sei arrivata a Pechino Express? Allora, è stata proposta Giulia, per partecipare con me. Io non volevo che andasse con Celeste, sua amica, che è simpaticissima, giovane, così. Io avevo tutta mia comodità, mio lavoro, mia casa, tutta mia comodità. E invece la redazione ha detto: o con tua mamma o con nessuno. Mi avevano conosciuta a Miss Italia perché ero unica mamma che girava Jesolo con volantini per fare votare Giulia. Questa cosa aveva colpito molto redazione, che mi aveva visto tra l'altro in un bar, e da là volevano un mio personaggio a tutti i costi per non far perdere a Giulia questa occasione importantissima, che gli dava anche più visibilità, visto che lei ama questo settore. Ho accettato, mollando mio lavoro, ho ceduto a una mia collega, un dipendente mia fedele, che era con me 10 anni, Rossella, e ho ceduto mio lavoro, miei clienti e tuttavia, e sono partita così, per Pechino, sapendo benissimo che non è,
sarebbe stato facile. E infatti è stato molto difficile e intensa, ma molto entusiasmante, molto adrenalinica. Certo, anche perché comunque sia fisicamente che psicologicamente, comunque, nonostante sia un'esperienza unica, è anche molto dura. Sì, non sembra in televisione perché sembra tutto più facile. Una corsa di 3 ore sembra 2 secondi. Ricerca di autostop di casa che magari passava 1 ora e mezza sembra 1 minuto, neanche, cioè non sembra. E poi altezza, non ti faceva respirare, mancava ossigeno. E il fatto è che comunque gioco o. Andavi da basso basso a alto alto, un sbalzo anche di temperatura, magari anche lo stesso giornata, c'era tipo caldo caldo, prova del porto, il scaricatore del porto era 48 gradi, Caspita. e poi da freddo esagerato con vento, sabbia in faccia che tremavi. La situazione invece, le case che trovavamo, specialmente io e Giulia, perché io ero in cerca di case povere, perché volevo dare una lezione di vita a Giulia e volevo conoscere anche l'altra faccia della realtà del mondo. Trovavamo spessissimo, non si è visto molto, per terra, nel mezzo di scarafaggi, mezzo di insetti, freddo, le case povere che non avevano neanche finestra, cioè. È stato duro, ma a me è piaciuto tantissimo. Ringrazio Pechino, è stata un'esperienza irripetibile, unico. Certo, assolutamente sì. Ascolta Fariba, quindi noi abbiamo visto praticamente il meglio, tra virgolette, in realtà è ancora più dura di quello che è Molto realmente. più dura, molto. Qual è stata la Tutto prova quello che si più vede. difficile? Scusa? La prova più difficile che avete fatto, tu e Giulia? Per me personalmente è stato Chimborazo. Chimborazo è stato 4.800 di altezza, dovevamo salire 4 ore con un peso sulle spalle che più che altro era molto ingombrante, con vento, sabbia in faccia. Infatti alla fine di prova, se avete notato, eravamo tutti diventati neri. Una volta arrivati dopo 4 ore su, dovevamo caricare ghiaccio che doveva essere bilanciato con sale e scendere altre 4 ore. Solo che è successo una cosa brutta a noi. Gli altri avevano 10 kg di ghiaccio, 10 di sale, andavano giù come una passeggiata. Noi invece avevano dato per errore, ci cioè avevano dato un ghiaccio di 25 kg. Sale Caspita. 10, continuava a sbilanciare, continuava a strusciare, cadere, e la Giulia che la teneva da sotto, io per lì chiudere, mi dava calcio l'asino poverino che anche lui era ferito perché sai, è sbilanciato, si graffiava. È stato Povero. duro e continuava a cadere. Da secondi siamo arrivati penultimi perché proprio questa cosa che continuava a cadere, dovevo rifare sul ghiaccio, mi ha dato il svantaggio. Quando siamo alla fine, e la contadina che era dietro di noi ride e fa: "Ma questo ghiaccio deve essere ancora tagliato." Oh, ma scusa, non potevi dirmela prima. Sai cos'è bello? Maledetta. Che io all'inizio ho detto: "Ma no, questo ghiaccio è grandissimo, è grandissimo." E la produzione ha detto: "No, sono tutti uguali." E invece avevo ragione, l'occhio non aveva sbagliato, la nostra era quello che doveva essere tagliato. Vabbè, Perché era ironia della sorte, era. vi avevo visto particolarmente provati, infatti, però nonostante questo, poi voi avete dato prova di essere praticamente immortali, Fariba. Siete arrivate a un passo dalla finale. E in passata finale è stato tradito dal mio amico, persona in cui ero alleato molto, Pascal, perché si è visto solo una ciabatta, ma erano 6 ciabatte che mi aveva rubato Pascal. Pensa un po', guarda. Sì, allora il discorso è stato che arrivo, porto l'ultima e la ragazza dice 14. Come 14? Erano 19, con questo 20. Ho detto: "Qua ci hanno sabotato, cancellato." Ma non capivo mai e mai e mai che poteva essere Pascal, perché tutto il gruppo era contro Pascal, all'inizio contro di noi, poi man mano ci erano conosciuti, ci volevano bene ed erano contro Pascal. L'unico alleato Pascal ero io. Lui mi ha fatto questo, fin quel momento gli andava tutto benissimo. Da quel momento questo è proprio
proprio la prova che non sono io che faccio maledizione. Qualcuno lassù guarda e vede e provvede. Da quel Assolutamente. momento, se notate l'ultima puntata, dal momento in cui mi ha fatto questo scherzo, lì sono andati malissimo le cose. Se lui non mi faceva questo, sicuramente lui arrivava prima e noi secondi. Facendo questo, la karma l'ha fatto pagare e gli è andato male le cose. Io per tre, nonostante tutto, ero riuscito a recuperare. E non so se si è notato, abbiamo esattamente 3 secondi dopo Antipodi, per quello siamo stati Eh sì, infatti. eliminati. 3 secondi, cioè, siamo arrivati, ma io avevo le costole incrinate, dolore pazzesco, ogni corsa per me era come un coltellata, però non volevo Mamma mia. perdere. Quando nella barca ho remato, ogni rema per me era come mi spaccavano in due, però Dio mi aveva aiutato e ce l'avevo fatto nella prima prova, arrivare addirittura primi. Poi in questo giorno invece io ho visto loro 3 secondi, non potevo dare tutto il massimo a correre perché proprio non so se qualcuno di ascoltatori ha avuto incrinazione delle costole, è È una pazzesca, non cosa riesci proprio. terribile. Questo è stato, però io sono contenta, sono uscita con testa alta. Assolutamente, hai dato prova di E una a voi? determinazione fantastica. Grazie, grazie mille, grazie a tutti i nostri sostenitori. Addirittura voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno odiato perché alla fine molti hanno scritto: talmente l'abbiamo odiato che adesso che è uscito abbiamo pianto e ci eravamo affezionati del personaggio. O molti che hanno cambiato, moltissimissimi hanno cambiato idea su di noi nel percorso. Addirittura molti, molti che magari ci tenevano ad Antipodi, dopo che Pascal ci ha fatto quello scherzo, hanno tifato per noi e hanno sofferto per la nostra uscita. Questo è bello. Certo, ma a proposito di Antipodi, Fariba, ma era la tua coppia preferita? No, assolutamente no. No, qual Io era non la tua sono coppia ipocrita. preferita? No, 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 no. Allora te lo dico, io non sono ipocrita, so che possano sentire anche loro. Mia coppia preferita a pelle, appena sono entrato, erano compagni illuminati, a pelle, energeticamente. Infatti si sono rivelati la coppia vera, amici veri, siamo in contatto tutto oggi e non hanno mai parlato male di noi. Mentre altre coppie, tutti facevano bella faccia davanti a noi, sorrise, e noi non sapevamo per niente che dietro parlavano così male. Abbiamo scoperto e strada facendo. Poi, nello scambio di coppie, mi sono divertito molto con Pinna e mi sono affezionata perché è divertente, un spasso. Mentre con Roberto, quasi fine l'ultima, mentre personaggi man mano si affezionavano a noi, come Andrea che ha dichiarato nel giornale che io sono una persona vera, che aveva sbagliato su di noi, Naike pure, oppure anche tipo Andrea addirittura ha detto unica personaggio vero, anche Pascal ha detto questa cosa, e spesso si è sentito da Eva Grimaldi, di tutte quelle che hanno dichiarato unica personaggio vero ero io, mi ha fatto piacere questo. Roberto di Antipodi era rimasto quasi fino all'ultimo giorno contro di me e poi mi ha conosciuto proprio l'ultimo giorno che è finito in aeroporto tutto, ha detto: oddio, mi dispiace tanto, io pensavo tutta un'altra persona su di te. Mentre mi era alleato con Pascal per questione matematicamente, tutti contro di noi, per forza si eravamo alleati, Certo. unica persona che ce l'avevano, ma nel mio cuore rimangono sempre i compagni Quindi e Scialpi e illuminati. Roberto e Pico è una Pico e... persona vera, gentile con noi, dolce, Si anche vedeva. Scialpi, ce l'ho in cuore questa persona. E quindi anche Iari. Iari Carrisi. Iari, sì, Iari, ci siamo sentiti ieri. Iari, Pico, Roberto di Scialpi e Scialpi, ci sentiamo sempre. Ci sosteniamo, ci vogliamo bene ed un'altra volta nella mia vita ho preso atto che i miei presentimenti non sbagliano perché sentivo loro amici, si sono rivelati veri amici loro perché poi abbiamo scoperto che tutti, Pascal
parlavano male di noi. E invece io ho voluto veramente bene tutti. Io quando li applaudivo, era di cuore, io giocavo con Giulia, pensavamo solo a noi e basta, non volevo male a nessuno, pensavo a mio gioco. All'inizio solo è stato quel scontro con professoresse solo esclusivamente perché è stato dichiarato l'odio da parte loro Laura Eleonora. e tanto di capello perché sono stati almeno autentici, ci hanno odiato, non ci hanno sorriso per finta in faccia, ci hanno detto tanto di capello e però dopo prova di scaricatore di porto non si è visto, mi hanno abbracciato, mi hanno fatto complimenti. Mi sono sciolta come solito, a me basta un sorriso, perdona anche il mio peggior nemico. E mi sono sciolta da là, per me era finito tutto il rancore. Tant'è che nel provo di alpaca avevo detto che se vincono loro non mi dispiace se perdo con loro, invece mi dispiace se perdo con gli altri, era tutto vero. Certo. Veniva da cuore questo, non era niente finto. Chi mi conosce, tutti i miei conoscenti e amici hanno detto fai i tuoi complimenti perché sei stato veramente come sei nella vita normale. Tutto Assolutamente qua. sì, ma guarda, io sono convintissimo anche perché altrimenti non saresti qua sulla radio mancante a chiacchierare così apertamente con me. Fariba, ascolta, ma invece Certo. qual è stato il paese che ti è piaciuto di più tra l'Ecuador, il Perù, il Brasile? Ecuador perché c'era due cose là. Sorriso di gente, molto solari, molto aperti, poveri che avevano un pezzo di pane, te lo dividevano, mentre Perù è stato anche clima un po' più grigia, hai capito? Anche se c'era caldo, però grigia era il cielo grigio e gente era meno sorridente, più diffidente, brasiliani simpaticissimi da morire, ma quell'impatto forte, visto che stavano bene, benestanti, allegri, non c'è stato molta differenza là, Brasile, d'Italia. Invece quello che mi ha colpito è stato Ecuador. L'Ecuador, quindi la gente ecuadoriana. Ecuador, Fariba, a proposito, io volevo dirti, dimmi. a proposito che dici siamo qua a parlare insieme, io ho in privato sul direct Instagram e sul mio pagina, ho tre pagine Facebook, cioè ho tre profili perché ho dovuto aprire, siccome completava 5.000 gente, mi chiedeva amicizia, ho dovuto aprire altri. Ricevo un marea di messaggi bellissimi tutti i giorni. Questo mi Immagino. colme di gioia e volevo ufficialmente ringraziare tutte le persone che io man mano li sto rispondendo a tutti, non voglio caricare nessuno che risponde a posto mio, per cui magari ritardo rispondere qualcuno perché magari passa 3 ore, non c'ho più tempo, vado giorno dopo, chiedo scusa per chi rispondo in ritardo. Ecco, questo per sottolineare l'autenticità che ti contraddistingue. Sei veramente fantastica e gentile, Fariba. Ascolta, invece, per quanto riguarda un po' così il futuro più o meno imminente, tu pensi di andare avanti comunque con quello che può essere il campo, tra virgolette, artistico, mediatico, TV Allora, tesoro, io o... spero che Giulia va avanti. La mia figlia, io ho fatto questo per Giulia e ho promesso che lei ha 10 puntate, ha avuto 10 puntate. Poi c'è stato ironia di sorte, l'avevo detto anche essere prima, seconda e terza, arrivare decima puntata non cambia. Io spero tanto che questo programma ha dato maggior popolarità a Giulia, che possa trovare qualcosa. Lei sta impazzendo e studiando da mattina a sera all'università per arte, per fare cinema. Si sta dando molto da fare perché io vo ho voluto sempre che lei sia pura e se arriva a qualche livello deve essere meritata. Anche se tanti ci hanno criticato perché baciavamo gente, perché io baciavo bambine, anziani, donne, uomini, era un modo di ringraziarle, un bacio, un sorriso se non si nega a nessuno, ma la Giulia pura, Giulia da 4 anni in questo mondo, se non era pura arrivava a livelli altissimi adesso, cioè già sarebbe arrivato e sempre sta facendo fatica, questo treno suo sta andando a rallento proprio perché qualsiasi cosa che ha fatto è stato pura e meritata.
meritato. E la gente che ha scritto cose brutte in social hanno fatto loro brutta figura, perché Assolutamente. poi Dio vede, provvede. Cioè, io dico, Giulia, non ti preoccupare quando lei gli dispiace per queste offese. Dico, guarda, sai che tolgono dai tuoi peccati, va su loro accusandoli delle cose che non è vero. Io spero che Giulia abbia. Poi, se per me arriva qualcosa, che non sono ipocrita, perché no? Se non arriva, niente, non c'è problema, io ho la mia vita. Unica cosa che io vorrei trovare, dopo 6 anni che mi sono chiuso, perché diciamo, i miei spasimanti erano, non so il perché, maggior parte ragazzi giovani. E io cosa mi faccio? Per quanto mie amiche, mie conoscenti farebbe carte false per andare giovani, io invece dicevo, io non voglio fare una storia così superficiale, io voglio una storia vera, ma con un ragazzo giovane. Cioè, io, se mi andava di fortuna, il ragazzo aveva 30, quasi 35 anni, cominciava da 24, per cui io ho rifiutato. Uomini 50 anni, quelli giusti erano tutti impegnati, poi erano quelli, diciamo, un po' sfigati o quelli che non andavano a prendere, scusa, parlando sinceramente per me. Io spero trovare un uomo che tra 45 e 55, ma molto giovanile, una bella presenza, simpatica, una persona che mi ama e che io lo amo. Vorrei una vita semplice, magari un po' scarto, arriva male, scalza, magari una capanna, non dico che lavoro di lusso, ma sai quelle capanne che fai aperitivi, questa cosa, e scalza con la musica, una vita naturale, semplice, dolce, mi piace, amo natura, amo viaggiare, non cerco chissà che, però se mi propongono qualcosa in TV, per carità, come no, lo faccio, non faccio ipocrita. Per esempio, mi piace moltissimo fare violinista, Certo, quando sai che chiamano, l'avevi fai detto, violinista. sì. Ecco Guarda, io te questo. lo auguro, Fariba, cioè ti auguro ovviamente la massima fortuna per te e per il tuo futuro in generale, adesso che sia appunto Per poi Giulia, e augura la Giulia. anche a Giulia, Scusa, soprattutto, sì. augura male Giulia. A me augura una vita, una persona che mi ama tanto, che io amo, che sono felice insieme. Dopo 6 anni di single, ma proprio single, perché ho avuto un piccola storia di un paio di mesi, ma non lo chiamo neanche storia, ma poi basta, non c'è, cioè, proprio single in tutti i sensi, è casa chiesa, per cui spero di trovare uomo giusto, piuttosto di diventare, se mi dici preferisci diventare un'attrice famosa o trovare una vita serena, felice, con un uomo giusto, preferisco una vita felice e serena, però intanto che arrivi, se mi propongono qualcosa, perché no? Lo faccio, ma auguriamo insieme a te, gentile pubblico che ci ascolta da profondo il cuore. Io prego per voi serenità, per Giulia. Ti ringraziamo, guarda Fariba, io mi associo anch'io stesso, sia per Giulia, un pochino anche per te, dai, perché comunque sei stata Grazie, veramente grazie di tutto il gentile coraggio. ad accettare Grazie l'invito. Io ti mille. ringrazio, ti saluto E e io, scusa, io dimmi volevo prima tutto. di chiudere dire una cosa. Sì? Sono stato molto attaccato per due cose. Volevo dare risposta a tutte le persone che mi hanno attaccato per queste cose ufficialmente. Prego. Uno, ci è stato detto, perché sei, prendi in giro le persone, dice che Giulia Miss Italia. Volevo dire, cari miei, là tutte le persone, tutte le coppie usavano loro armi per prendere passaggi a casa. E ad esempio, Antipodi si è visto solo una volta, ma tutte le volte dicevano che vengono da una televisione italiana tipo Gambero Rosso per fare pubblicità all'albergo e ristorante, per quello spesso capitavano anche in alberghi, se no alberghi non sono così che te lo danno gratis. Già. Poi le professoresse si è visto anche, hanno detto che sono missionari, Le Papa e poi Girls. all'ultima simpaticamente Eleonora ha detto Pop Girls, che mi ha fatto anche ridere, ma dicevano in giro che sono missionari. Espatriati dicevano che vengono da parte di Papa, e poi tipo Eva Grimaldi, Paola Barale hanno detto che sono incinte. Tutto era per poter beccare un passaggio, tutte cose 100% falsa. False. Mentre la Giulia 2014 è stato Miss Lotto Sport, Miss Sorrisi Canzoni, è stato eletto sia dalla giuria sia di tutti i giornali vincitrice morale. Io, siccome non parlavo
Spagnolo. Il mio spagnolo era frutto di 5 giorni di studio prima di partire, perché 5 giorni prima mi hanno detto che andavamo Sud America, io non sapevo niente. Allora non potevo, lo anche intanto che vuoi prendere passaggio, non potevo dire bla bla bla, questo è stato, ha partecipato, è arrivato terzo, è stato eletto vincitrice, per non dire tutte queste cose, veloce, anche io per prendere, ironicamente dicevo Miss Italia per beccare, per un 95% era vero. Questa Certo. risposta mi ha dato del falso che prendo in giro quelle persone. Miei baci e abbracci e benedizioni che facevano venivano dal profondo cuore. Un'altra cosa che mi ha proprio colpito e sono rimasta veramente sconvolta è che sono stata attaccata perché pregavo sempre e sempre nominavo Dio, facevo delle benedizioni. Allora, io rispetto tutti i santi religioni, tutti, 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 anche buddisti, ebrei, anche atei, tutti, cristiani, tutti, per me tutte le strade portano a Roma, a Dio, Dio è unico, io vado spesso in chiesa, rispetto ed esigo rispetto. Io sono nata in un paese che a noi ci hanno insegnato pregare sempre, nominare Dio, anche per le cose piccole, chiedi che ti sarà dato. Se tu pensi sempre a Dio, è più difficile anche che fai dei peccati, che fai delle cose brutte, cioè, ti vergogni davanti al tuo Dio che ogni giorno è con te, parla con te. Io nomino sempre Dio e mi hanno dato dei zingari, ma stiamo scherzando? È stata una cosa veramente offensiva darmi del zingaro perché io pregavo Dio o perché dicevo che Dio vi protegga, e questo è stato bruttissimo. Veramente per questo sono rimasto molto male. Quindi a questo punto dico, signori, io vi rispetto, ma a questo punto non sono dolce, esigo rispetto per mia credenza. Assolutamente sì, Fariba, io E mi si è visto che associo. mi è stato aiutato, ragazzi, Dio, mio Dio, che può essere quello che volete, mi ha aiutato da A a Z. Io non ho più 20 anni, non ero sportiva, non sapevo lingua, me la sono arrangiata alla grande. Ditemi se non c'è qualche segno anche per altre persone che devono essere più credenti. Esatto, io credo che lui ti abbia comunque dato un grande segno Io di, sono insomma, di convinta, presenza. lui e miei persone morti che sono in cielo. Guarda, sì, grande rispetto, Fariba, per te e per tutto quello in cui credi, in cui la gente crede. Ascolta, il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ovviamente Perfetto. ti ringrazio, ma veramente, guarda, ma super di Grazie cuore. Poi ci sentiremo privatamente perché tireremo un a te. Ok. attimino le somme. Saluto tutti gli ascoltatori e dico è mio Instagram Fariba Tehrani maiuscolo punto Pechino Express. Se mi seguite, mi scrivete in direct, man mano vi rispondo e sarò molto felice. Grazie mille, grazie di cuore di tutte le persone che ci hanno sostenuto. Grazie a te, Fariba, un abbraccio Ciao. grandissimo. Ciao, 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 un Ciao, ciao, un bacio. bacione a tutti. Ciao. Ciao.